Buonasera, Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto. Una sconfitta alla fine di tutto, Pordenone ha meritato la vittoria a Ternana con le sue occasioni, stavolta non è stato in grado di contribuire. Ecco, sì, almeno si smetterà di dire che siamo la corazzata, e quindi la corazzata adesso diventa il Pordenone, visto che è primo in classifica. Una partita equilibrata, loro hanno trovato il gol, noi no, e è finita così. È una sconfitta che pesa il fatto che avete giocato pochi giorni prima con la Ferrari, forse non aveva qualche giorno in più da recuperare, oppure quanto pesa, no, anche dover recuperare? Beh, questo è un aspetto che comunque certamente non è positivo, non ci aiuta, però comunque eravamo abbastanza pronti per fare la nostra partita, spingendo come abbiamo dimostrato fino alla fine. Pordenone ha difeso bene il suo vantaggio, peraltro trovato in maniera anche un po' fortunosa, e noi abbiamo sbagliato le nostre occasioni. Il pareggio sarebbe stato più giusto, ma il Pordenone non ha vinto e ha difeso bene il suo risultato. E quindi si ricomincia. Si aspettava qualcosa di più davanti? No, nel complesso mi aspettavo, non solo davanti, perché poi davanti si gioca anche secondo quelle che sono le soluzioni che i centrocampisti eccetera ti propongono, insomma, ecco. Quindi nel complesso, nella fase offensiva, non siamo stati lucidissimi, però un po' demerito nostro, ma soprattutto merito di un Pordenone che ha preparato bene la sua fase difensiva, e quindi ripartendo tutte le volte che le è stato possibile, impostando la sua partita in questo modo. Grazie. Grazie. Arrivederci.